Scusate la mise della mascherina, però appunto c'è un problema tecnico. Normalmente cerchiamo di essere un... Aspettate, scusi, vengo ancora più vicino, tanto la mascherina. Normalmente siamo su due computer, però non lo so come mai dall'altro computer non ci riusciamo a collegare. Quindi aspettiamo i consueti altri 5 minuti, dopodiché saremo pronti per questo incontro in cui nasce come un incontro di domande e risposte sul tema che abbiamo non svolto, ma insomma di cui abbiamo discusso l'altra volta. Sul duo steam che abbiamo collegato alla diagnosi preimpianto, perché nel nostro centro lo utilizziamo moltissimo con questa finalità. Sarà con me oggi, anzi ho il piacere non di presentarla perché lavora con noi da tempo, però per chi non la conosce, con la Valentina Zicaro, che è un'infermiera che si è appassionata al tema della diagnosi preimpianto e della genetica, per cui ha concluso anzi un master ed è quindi un genetic counselor, che devo dire su cui a noi fa molto comodo che ci sia un genetic counselor, perché naturalmente sa benissimo quindi di che cosa si tratta, si muove benissimo nelle malattie genetiche e poi è un punto di riferimento, abbiamo scelto il punto di riferimento, che sia lei il punto di riferimento per le coppie che decidono di fare diagnosi preimpianto. Proprio perché appunto si è non solo formata con noi, ma anche all'università. Buonasera a tutti, grazie alla dottoressa Livi per questa possibilità di un confronto con le pazienti e come ha detto lei, come ha detto la dottoressa, sarò lieta di rispondere alle domande delle pazienti per quanto riguarda il percorso della diagnosi preimpianto e anche del duo steam, visto che sono collegati. Se intanto vediamo se per adesso appunto non ci sono domande e direi allora nell'attesa delle vostre domande di illustrare forse un pochino più nel dettaglio il percorso della diagnosi preimpianto, perché l'altro giorno abbiamo illustrato le modalità del protocollo di duo steam che viene utilizzato nell'ambito soprattutto perlomeno nel nostro centro nella diagnosi preimpianto, però magari Valentina vi potrà illustrare gli step che la diagnosi preimpianto prevede. Allora, il ciclo di Lo diagnosi sposto. preimpianto è un ciclo un po' diverso da quello di una fecondazione normale, di una PMA normale, proprio perché prevede diversi step ed è un po' più lungo. Il primo step in assoluto è appunto lo step che viene chiamato setup. Ovviamente prima la prima consulenza con il ginecologo dove si inquadra il quadro clinico, con il genetista che inquadra bene il quadro genetico, dopodiché il primo step vero e proprio è il setup. Il setup che appunto prevede lo studio della mutazione genetica della coppia e della famiglia scusate, la dottoressa si è allontanata, mi levo la mascherina così magari parliamo meglio. Il setup appunto prevede lo studio della mutazione della coppia nello specifico e ci permette di fare o comunque di mettere a punto delle sonde, vengono chiamate, che non sono altro che delle matrici. Queste matrici che ci permettono poi di identificare la mutazione nell'embrione.
Ok, questa parte è il primo passo ed è propedeutico a tutto il ciclo di diagnosi preimpianto, perché è quello che ci prepara appunto poi alla ricerca di questa mutazione nell'embrione. Una volta messo a punto questa parte che ha il setup, si procede con la stimolazione vera e propria, con la stimolazione ovarica vera e propria. Quindi a quel punto si stimolano le ovaie, si producono gli ovociti, vengono prelevati gli ovociti e si inseminano, si portano in coltura al quinto giorno blastocisti e qui si effettua la biopsia. Una volta effettuata la biopsia, si procede all'invio della biopsia nel laboratorio di genetica e aspettiamo quella che poi sarà la diagnosi e la scelta poi degli embrioni che si devono trasferire successivamente e infine il transfer. Quindi è un percorso un po' diverso, spezzato, se così si può dire, in due parti, poiché il transfer avviene successivamente rispetto alla stimolazione, proprio perché abbiamo bisogno di un tempo per aspettare i risultati della diagnosi preimpianto. Questo è il ciclo di diagnosi, che si collega bene a quello che mi avete parlato lunedì del duo STIM con la dottoressa, proprio perché spesso per avere più blastocisti da biopsiare si effettua il ciclo di duo STIM proprio perché si cerca di avere più blastocisti biopsiabili possibili in un ciclo più in un tempo più ristretto. Leggo la domanda, c'è la prima domanda che è la permanenza in stato di congelamento di una blastocisti può avere conseguenze sulla sua qualità? Assolutamente no. Le blastocisti, la qualità della blastocisti crioconservata non varia nel tempo. Ce n'è un'altra che dice a cosa serve questa diagnosi. La diagnosi preimpianto serve per, ci sono vari tipi di diagnosi preimpianto. Esiste una diagnosi preimpianto che è lo screening, che serve ad individuare le anomalie cromosomiche di una blastocisti. Poi abbiamo la diagnosi preimpianto per la malattia monogenica, che serve ad individuare una patologia ben precisa, una patologia genetica ben precisa. E poi abbiamo un'altra diagnosi preimpianto che si chiama PGT-SR, che serve per individuare le patologie cromosomiche strutturali e non di numero. Cioè vi diamo delle indicazioni in più. Allora, quando sono le malattie, si parla di malattie geniche, generalmente è nei genitori è presente o comunque nella famiglia di entrambi i genitori o di uno dei due genitori è presente una malattia ereditaria. In questo caso, generalmente la diagnosi preimpianto che si fa è chiamata monogenica perché è legata al gene che è alterato in quella famiglia o in quei pazienti. E questa quindi è la procedura che vi ha illustrato Valentina. Dopodiché poi, sempre con la tecnica della diagnosi preimpianto, si possono anche valutare le alterazioni dei cromosomi all'interno degli embrioni. Naturalmente la valutazione dei cromosomi si fa sempre nel caso della malattia genica. Vi faccio un esempio. Una coppia, entrambi sanno di essere portatori sani di fibrosi cistica. La fibrosi cistica è una malattia genetica che è
abbastanza rilevante. Lo stato di portatore è molto frequente nella nostra in Italia, nel nostro territorio, perché una persona ogni 25 è portatrice della mutazione del gene, ma anche se è abbastanza frequente, non è così frequente che due portatori poi si incrocino e si sposino e desiderino figli insieme. Ma se questo succede, allora la diagnosi preimpianto ci consente di identificare gli embrioni che possono essere affetti, non tanto portatori sani, ma malati di fibrosi cistica. Evento questo che succede nel 25% dei casi, praticamente una gravidanza su quattro, un embrione su quattro. Questa è la statistica, sapete bene che la statistica non è sempre così. Ci sono coppie che hanno provato a concepire e che magari hanno fatto tre gravidanze, tutte e tre malati, o coppie invece che pur avendo questo problema hanno fatto figli o portatori o sani. Quando si fa la diagnosi preimpianto e si va a cercare questo tipo di malattia, poi sugli embrioni che risultano trasferibili, che quindi sono o portatori o sani, si va anche a vedere i cromosomi per completare la diagnosi. Questo è il quadro della malattia genetica dovuta appunto a un precedente familiare o uno stato di portatore o di malato di uno dei due genitori. Poi quello che diceva la dottoressa Zicaro riferisce anche alla possibilità di valutare il numero e la forma dei cromosomi anche in situazioni di altro genere. Per esempio, come dicevamo l'altra volta, l'età della donna incide negativamente sulla riserva ovarica e incide negativamente sulla qualità degli embrioni, perché i cromosomi dell'ovocita sta un po' troppo lì, diciamo così, e quindi i cromosomi si possono alterare. In questo caso, se noi andiamo a fare, quando è possibile, quando la coppia lo desidera, insomma, dopo averne discusso, andiamo a fare la diagnosi preimpianto, si identificano gli embrioni che hanno delle alterazioni cromosomiche gravi che non consentirebbero una nascita, oppure non consentirebbero neppure un attecchimento. Ecco, questa era la differenza. E quando si parla, come diceva Valentina prima, delle alterazioni strutturali, vuol dire della forma dei cromosomi, perché a volte c'è qualche pezzetto di cromosoma che va a giro, nel senso un pezzetto del 13 si trova sul 18 e viceversa. I cromosomi sono 23 coppie, sono numerati e possono però, sono stabili, però dalla nascita qualcuno può averne un pezzetto qua e là, diciamo così. Allora, c'è un'altra domanda. Se l'analisi cromosomica si fa sempre, l'analisi cromosomica non si fa sempre, nel senso ci sono delle situazioni, prima cosa la deve richiedere la coppia, perché la legge, la sentenza della Corte Costituzionale dice che la coppia può richiedere di essere informata sullo stato di salute degli embrioni. Ora, sinceramente, per me, parlare di stato di salute degli embrioni in relazione esclusivamente all'assetto cromosomico è molto riduttivo, perché insomma non basta questo a definire una persona in buona o cattiva salute. Però questa è la dicitura che ha dato la consulta e quindi si utilizza quella. In ogni caso, quindi, la coppia lo deve richiedere. E poi si deve sottoporre a un ciclo di fecondazione in provetta, perché se no naturalmente questo non è possibile. E quindi non si fa sempre, si fa in alcuni casi, specialmente quando la donna è un po' più avanti negli anni, per i motivi suddetti, e viene effettuata secondo quello che diceva la dottoressa Zicaro. Si fa un ciclo di FIVET, passatemi il termine standard,
si aspetta che gli embrioni diventino blastocisti, sulla blastocisti si fa la biopsia, la blastocisti viene congelata, la biopsia viene mandata a analizzare e quando arriva il risultato si chiama la coppia e si discute con loro del risultato avuto. Allora, se c'è la diagnosi di impianto, abbiamo qualcosa? No, c'è un'altra domanda che dice che nel caso della signora, nel caso della signora siamo partiti con una stimolazione classica fino al prelievo vocitario e solo dopo è stato deciso di fare la diagnosi preimpianto. No, assolutamente non ci sono problemi. Generalmente avesse dovuto fare il duo stim, con il duo stim l'ultima puntura è meno probabile che sia il gonasi, se ne dà un'altra, però una volta che ci sono le blastocisti e si decide di farla, si fa, non importa partire con quell'idea. Certo, se si parte con l'idea è meglio, ci si organizza, ci sono i consensi da firmare, però insomma non è un problema. L'altra domanda è: buonasera, 35 anni, ho trasferito una blastocisti biopsiata che è risultata sana e si è impiantata, ma purtroppo ha avuto comunque un aborto spontaneo, escludendo altre patologie, comprese quelle genetiche, da entrambi i partner. Qual è la probabilità di aborto a seguito di una diagnosi preimpianto? La diagnosi preimpianto riduce molto. Trasferire una blastocisti cosiddetta euploide con un corredo cromosomico regolare riduce veramente tanto i rischi di aborto. Normalmente l'aborto spontaneo è intorno al 25%, con le blastocisti biopsiati siamo intorno al 10%, quindi viene ridotto notevolissimamente, però purtroppo non si azzera. Ci possono essere altre cause, purtroppo non tutte conosciute. La recettività dell'endometrio, che spesso non è possibile conoscere, alcuni fattori biochimici, appunto anche quelli sconosciuti, non lo sappiamo, però sì, fare la diagnosi preimpianto riduce moltissimo il rischio d'aborto, ma non lo azzera. Allora c'è un'altra domanda, ora forse questo... questo può rispondere la dottoressa Zicaco. La domanda chiede: le anomalie cromosomiche, la signora scrive che hanno effettuato una diagnosi preimpianto su 5 blastocisti e non hanno nessun caso di malattia genetica, e le anomalie cromosomiche riscontrate in alcuni blastocisti in questi casi da cosa dipende? Purtroppo le anomalie cromosomiche di numero non dipendono da una patologia che per forza deve avere la coppia, ma la divisione dei cromosomi a livello delle cellule è casuale. Come diceva la dottoressa, con l'aumentare dell'età nella donna aumenta la probabilità che la divisione cellulare non avviene come deve avvenire. Quindi una cellula può portare un cromosoma o più cromosoma o più cromosomi in più o in meno, ma non c'è una causa individuata specifica. Purtroppo è una divisione casuale che appunto con l'età della donna, con l'aumentare dell'età della donna, è probabile che questa divisione può non essere in maniera, può non avvenire in maniera corretta. È quello che si diceva prima, che si diceva l'altra volta, è che purtroppo gli ovociti di una donna che sono non vengono, non è come gli spermatozoi dell'uomo che vengono prodotti in modo continuo e che quindi essendo prodotti in modo continuo, ora scusate il termine, ma sono anche più freschi. Gli ovociti della donna, ahimè, sono, una donna rimane con lo stesso patrimonio follicolare ovocitario dal momento in cui viene concepita.
Quindi più gli ovociti rimangono lì e più che poi dal momento che vanno avanti nelle divisioni cellulari, perché le cellule del nostro corpo sono tutte fatte da 23 coppie di cromosomi. Negli ovuli e negli spermatozoi le cellule vanno incontro a un'ulteriore divisione cellulare perché se gli ovuli avessero 23 coppie, gli spermatozoi avessero 23 coppie di cromosomi, ad ogni fecondazione, quindi ad ogni generazione, il numero dei cromosomi raddoppierebbe. Quindi 23 coppie, 46 più 46, il figlio di Adamo ed Eva, diciamo, ne avrebbe avuti 92 di cromosomi e il figlio, il nipote di Adamo ed Eva, ne avrebbe avuto 184 e così via. Quindi saremmo stati attualmente un groviglio di cromosomi. La specie umana ha studiato il caso, o chi volete voi, la selezione naturale, molto più probabilmente, ha studiato questa modalità per avere sempre costante il numero dei cromosomi per ogni generazione. Quindi gli ovociti devono andare così come gli spermatozoi vanno incontro a un'ulteriore divisione cellulare ed è questa la divisione cellulare che è critica, per cui un ovulo può avere, dimenticarsi di un cromosoma da una parte, prenderlo in più da un'altra e così via. Una certa quota di embrioni hanno sempre, rarissimo, trovare embrioni che non hanno anomalie cromosomiche, chiaramente le percentuali variano in relazione, come si diceva, soprattutto all'età della donna. Però è raro non trovarle, per cui 5 blastocisti, se qualcuna in queste blastocisti è stato riscontrato un'alterazione cromosomica, va bene, nel senso si rientra nelle possibilità e tra l'altro la diagnosi preimpianto serve a questo, perché a quel punto noi potremo tranquillamente trasferire le blastocisti che invece hanno un corredo cromosomico normale. Poi c'è un'altra domanda di una signora che ha fatto 3 ICSI. Ha prodotto pochi ovociti, che comunque quelli prodotti sono stati sempre di una buona classe, hanno avuto un buon voto, diciamo così, dagli embriologi, però non è mai rimasta incinta. Ha 37 anni ed è da 3 anni che cerca un bambino. Possono gli ovociti essere ottimi esternamente e non internamente? Certo, purtroppo sì. Perché la classificazione che le biologhe danno in laboratorio degli embrioni è una classificazione morfologica, data da tanti parametri, ma noi vediamo solo la faccia dell'embrione, non vediamo la parte genetica, ok? Quindi un embrione di una classe alta può avere anomalie genetiche e quindi portare a non impianto. Può essere anche il contrario, però non è detto che un embrione di una classe bassa deve essere per forza geneticamente non sano. Ok, quindi sì, un embrione di buona qualità, tra virgolette, può avere anche difetti genetici, anomalie genetiche. Poi ci possono essere anche altri casi del mancato impianto, mi raccomando, non è detto, perché se non è detto che sempre la causa del mancato impianto è un'anomalia genetica, può essere una possibilità rispetto alla domanda, appunto, come ha detto la Valentina, rientra nella possibilità, poi naturalmente anche questo dipende dall'età. La domanda successiva ci viene chiesto se in caso di eterologa con donazione di ovociti è consigliata la diagnosi preimpianto. Ecco, qui si entra in una valutazione un po' sdrucciolosa, secondo me, come si dice qui in Toscana, per il semplice motivo che
Generalmente la diagnosi preimpianto viene suggerita quando l'età della donna è, diciamo, la donna un po' più grande. Le donatrici hanno generalmente, per definizione, un'età bassa. Generalmente, è vero, i termini di legge sarebbero 35 anni, ma in realtà molto spesso le donatrici hanno 30 anni o meno. Questo non vuol dire che, come si diceva, una donna di 30 anni è esente dal rischio di avere anomalie cromosomiche negli ovuli, ma un rischio estremamente ridotto. In più, in Italia c'è da considerare questo, che purtroppo, per vari motivi che verranno affrontati in seguito, quando ci saranno i webinar sulla donazione di gameti, per esempio il primo sarà lunedì della prossima settimana, sempre alle 6, in Italia non ci sono attualmente donatrici di ovociti. Questo fa sì che i centri italiani, per poter assicurare la donazione, cioè i cicli di trattamento, in qualche modo devono comprare, perché è brutto da dire, però comunque si devono affidare a centri esteri che in qualche modo selezionano per il conto dei centri italiani le donatrici, le stimolano, prelevano gli ovuli, eccetera. Generalmente, però, il numero di ovuli che arrivano per ogni ricevente non è alto, è abbastanza basso. Questo significa che fare la diagnosi preimpianto su un numero di ovuli abbastanza basso, che arriva congelato, che deve sopravvivere allo scongelamento, eccetera, potrebbe essere molto rischioso e soprattutto molto costoso, perché mettendo tutte le cose insieme diventerebbe veramente molto costoso. Per un rischio ma qui c'entra molto la percezione che ognuna di voi ha del rischio, perché è naturalmente diversa, con un rischio che, a mio modo di vedere, è abbastanza basso, però il dibattito è aperto in questo senso. A questa domanda non è facile rispondere, perché una signora chiede, ha fatto in un centro un primo tentativo di PMA con diagnosi preimpianto per una patologia di Charcot Marie Tooth, ma la biopsia non è stata attendibile, su 2 embrioni. Quali sono le cause? Possono essere tante, anche perché ogni laboratorio ha una tecnica diversa, ogni biologo ha una tecnica di biopsiare diversa, e l'esperienza del laboratorio può essere diversa tantissimo, ed è Fondamentale. fondamentale. Quindi le cause per una biopsia non attendibile possono essere tante. Esempio, bisogna vedere se la causa, a volte la risposta viene materiale insufficiente, perché a volte succede, il DNA che si trova nelle cellule che vengono biopsiate non si espande, quindi non è possibile dare una risposta certa. In questi casi, per esempio, le dico come funziona nel nostro centro. Se ora noi non capiamo dalla domanda, per esempio, se erano le uniche due blastocisti biopsiate o se erano due fra tante, per cui naturalmente il peso è diverso. Però a volte, quando capita, noi, parlando con la signora e avendo comunque poi l'autorizzazione a eseguirla, scongeliamo la blastocisti, la ribiopsiamo e la ricongeliamo. Tutto questo, congelare e scongelare, sono blastocisti, e probabilmente vi farà un pochino di preoccupazione, perché potrete pensare che magari la blastocisti si esaurisce o si accascia. In realtà le blastocisti sono estremamente resistenti
abbiamo avuto anche diverse gravidanze da questo, in alcuni casi quando è stato necessario ribiopsiare la blastocisti perché non avevamo avuto risultati. Naturalmente poi se la ribiopsia dice che la blastocisti è trasferibile, si trasferisce, se invece non è trasferibile, no, rimane congelata. Questa dottoressa la lascio a lei. Perché... Allora, primo tentativo di ICSI, 10 recuperati, 10 ovociti, inseminati 8, fecondati 3, qualità B e C e C, quindi intermedia, abbastanza buono, 37 anni, infertilità sine causa, test frammentazione DNA spermatozoi 27%, gravidanza instaurata al terzo tentativo, terminata la settima settimana. Presente sacco gestazionale, sacco vitellino, ma non embrione. È consigliabile diagnosi preimpianto per prossimo tentativo? Oddio, 37 anni. Anche qui ne dovrebbe discutere col medico che la segue. Certamente, come si è detto, la diagnosi preimpianto le consente di non fare transfer. Ora, non inutili, ma comunque con alterazioni cromosomiche. Poi non è detto che l'aborto che lei ha avuto sia stato davvero su un'anomalia cromosomica, non lo sappiamo naturalmente. Forse potrebbe prenderlo in considerazione perché mi pare di capire che lei ha fatto tre tentativi ICSI, se capisco bene, perché gravidanza instaurata al terzo tentativo. Quindi una delle indicazioni alla diagnosi preimpianto dei cromosomi è anche data dal numero di transfer ripetuti senza successo. Quindi anche questa è una delle indicazioni che internazionalmente vengono accettate e vengono suggerite per fare la diagnosi preimpianto. Ah, questa Valentina è sua. Quanti ovociti necessitano per poterli sottoporre a diagnosi preimpianto nella peggiore delle ipotesi? Non c'è un numero preciso di ovociti da avere per eseguire una diagnosi preimpianto. Certo è che se si parte da un numero consistente di ovociti, sicuramente avremo un numero più consistente di blastocisti da analizzare, però ecco, non c'è un numero preciso da dover rispettare, anche perché la produzione di ovociti, la dottoressa Livi ci può confermare, dipende da diversi fattori, non è sempre, comunque non possiamo deciderlo a priori in un ciclo di stimolazioni. A questo serve anche il ciclo di duostimma, la doppia stimolazione, che ci permette appunto di raggiungere un numero maggiore di ovociti quando questo nel primo tentativo non è stato raggiunto. Il numero di ovociti purtroppo è legato alla riserva ovarica, per cui più che un numero di ovociti, più che la donna va avanti con gli anni e più che ci vogliono ovociti per poter arrivare a avere una blastocisti trasferibile. Però ci sono diverse cose da vedere. Io direi così, al contrario, che è necessario avere perlomeno una blastocisti per poter fare la diagnosi preimpianto. Ed è per questo motivo che prima di decidere di fare la diagnosi preimpianto nelle donne over 38 o addirittura over 40, va considerata molto bene la riserva ovarica, per il semplice motivo che quando anche una donna magari avrebbe un'indicazione forte a fare la diagnosi preimpianto, perché magari a 42 anni
ma ha una riserva ovarica critica, in quei casi, e la Valentina lo sa bene, vanno messe queste cose sui piatti della bilancia, perché se ci si focalizza completamente sulla diagnosi preimpianto, si rischia di non avere mai nemmeno una blastocisti da biopsiare. Quindi bisogna capire qual è la cosa che in quel momento conviene di più e per capirlo bisogna parlarne con la coppia, perché è solo la coppia che ha idea, che si è fatta idea del risultato, a parte il bambino in braccio e tutti chiaramente siamo qui, noi e voi e tutti noi per farvi avere questo. Però a volte ci sono delle situazioni particolari da considerare. Allora, leggiamo un'altra domanda. Nel caso di tre blastocisti, se il risultato del referto dice che le tre sono buone, si decide di trasferirne comunque uno solo oppure due? Lo deve Lo deve decidere la decidere la coppia. coppia? Allora, nei cicli di diagnosi preimpianto si trasferisce sempre una blastocisti. Questo perché, come abbiamo detto prima, la percentuale degli aborti diminuisce nettamente. Trasferire due blastocisti, noi alle nostre pazienti lo diciamo sempre, non raddoppia la possibilità di avere una gravidanza, la percentuale di avere una gravidanza, quella rimane sempre uguale. Raddoppia però, o comunque aumenta la percentuale di avere una gravidanza gemellare, che per alcuni può essere una bellissima cosa, ma la gravidanza gemellare si porta con sé dei rischi ostetrici che si cercano di evitare in questo caso. Okay? Lo decide la coppia, il numero di embrioni da trasferire, sempre insieme al team, al ginecologo e alle biologhe. È una cosa che si decide insieme. Allora, lo stesso discorso delle 5 blastocisti analizzate, su una non è stato possibile prelevare DNA, può essere analizzata, rianalizzata in seguito? Sì. Generalmente si aspetta a vedere l'esito del transfer delle blastocisti che è possibile trasferire, perché a quel punto se c'è la gravidanza a termine, la signora magari non vuole altri figli, non si procede. Se no, sì, può essere se la biopsia non è stata esaustiva, diciamo così, di una blastocisti, sì, si può scongelare, ribiopsiare e analizzare. Ah, cara, ora non voglio dire il nome, però c'è una persona a cui teniamo molto. Salve, Buonasera. capisce lei, ci conosciamo, la nostra, siamo fan reciproche anche del centro e ci ha seguito in varie cose, poi si doveva fare anche una cosa insieme, ma il Covid ci ha arrestato, ma continueremo. Si riprenderà. Sì. Allora, dunque, tramite la signora chiede se è stato chiesto se finalmente la delibera regionale toscana si applica anche per il centro Demetra, nel senso di possibilità di ticket per la fecondazione e parte privata per la diagnosi preimpianto, se vale anche per i fuori regione. Allora, innanzitutto per le residenti in regione toscana è possibile, anche per chi si rivolge ai centri privati convenzionati come il nostro, fare il ciclo di fecondazione in provetta in ambito di convenzione e anche la diagnosi preimpianto, anche se è necessario il setup per le residenti in Regione Toscana. Per le residenti fuori Regione Toscana, attualmente noi facciamo il ciclo di procreazione assistita in convenzione con il pagamento del ticket.
Alcune ASL di alcune regioni, quindi pensate alla scrematura, hanno dato l'autorizzazione alle proprie residenti di effettuare anche la diagnosi preimpianto in regime di convenzione, e questo è valso per pazienti dell'Emilia-Romagna, in particolare per l'ASL di Modena, Modena. per l'ASL di Modena, che venivano da noi per una malattia monogenica diversa, entrambe, eccetera. Le altre regioni, dal momento che i rimborsi che la regione toscana prevede per la diagnosi preimpianto, devo dire, sono molto alti, generalmente le altre regioni non autorizzano per questo motivo, per cui noi ci tentiamo sempre e facciamo la procedura di autorizzazione. Se passa, allora la signora potrà fare da noi sia il ciclo di trattamento FIVET che la diagnosi preimpianto. Se non passa, no, purtroppo la signora allora dovrà pagarsi privatamente il ciclo di diagnosi. La FIVET no, ma la diagnosi preimpianto sì. Comunque, un bacino, diciamo, a tutte, ma in modo particolare alla persona in questione. Allora, vada Valentina, Che è sua. costo e che tempo ha la diagnosi preimpianto? Allora, il tempo per la diagnosi preimpianto è variabile dal tipo di ciclo e dal tipo di diagnosi che si deve fare. Vi do un lasso di tempo, mi tengo larga, un po' uguale per tutti, che va dai 3 ai 4 mesi, considerando che il primo step che si diceva prima, che è il setup, ha una durata, tecnica di 2 mesi. Okay, quindi una volta finiti i 2 mesi si parte con la stimolazione vera e propria e altri 2 mesi servono per fare il ciclo di stimolazione ed avere la risposta della biopsia. Quindi il tempo è di circa 4 mesi. E il costo varia anche questo in base alla tecnica che si usa. Sì, questo si può dire, cioè, l'ho trovata anche sul sito, ma comunque nelle malattie monogeniche, presso il nostro centro, il costo è 4.000 euro, che è comprensivo del setup, della valutazione per la malattia monogenica di tutte le blastocisti prodotte. E su due blastocisti trasferibili anche la valutazione dei cromosomi. Se le blastocisti trasferibili fossero di più, a quel punto c'è un costo aggiuntivo di 250 euro per ogni blastocisti esaminata. Mentre invece, per esempio, per l'analisi cromosomica e basta, quando si fa sempre per età della donna, il costo può essere generalmente un tot a blastocisti, diciamo che per l'analisi di massimo 4 blastocisti il costo è sui 2000, non lo ricordo più, 2006, 2004, 2000, dai. 2004, fino a 4 blastocisti intorno a 2400 euro, più se si fa il ciclo in convenzione il ticket di 500 euro. Allora, questo si è risposto. Non entrerei, questa è una domanda che entra nel caso di donazione di gameti, chi è che sceglie il donatore? Vi rimando al webinar specifico perché la scelta del donatore sinceramente è complicata. Esula un po' questo momento che è dedicato appunto alla diagnosi preimpianto, allo STIM. Quindi, anzi, partecipate numerosi lunedì prossimo al webinar sulla diagnosi, scusate, sull'eterologa.
prossima domanda è sua, Sì. dottoressa. Ah no, vabbè, lo sa anche lei. Comunque, nel DOSTIM il dosaggio ormonale è lo stesso o minore di una stimolazione standard. Per ogni donna il dosaggio è lo stesso o personalizzato. Allora, il dosaggio ormonale è personalizzato per ogni donna. Rispondo dalla fine perché è più facile. Il dosaggio ormonale è personalizzato per ogni donna. E si basa sulla base dell'età, dei parametri ormonali, dell'AMH, dalla punta dei follicoli antrali, da tutta una serie di considerazioni. E decide generalmente il medico su questi parametri con la paziente. Nel DuoSTIM generalmente si usa lo stesso protocollo. È difficile che si cambi, il protocollo è lo stesso. Quindi naturalmente il dosaggio ormonale è uguale, anzi è il doppio, perché? Cioè è il doppio, no? È il doppio in totale, però nei primi 10 giorni si utilizzeranno un tot di unità al giorno di farmaco. Si fa il prelievo ovocitario, si aspetta 4 giorni liberi, si ricomincia la stimolazione e si userà lo stesso dosaggio. Quindi alla fine il dosaggio totale è di più perché sono due stimolazioni ravvicinate. Il dosaggio giornaliero generalmente è lo stesso. Non so se abbiamo risposto, ma è questo. A questo punto, se non ci sono, non so se avete altre domande. Però, come probabilmente avete già, non so se avete visto sul nostro sito, però il centro si sta organizzando per la ripartenza e quindi in questo mese inizieremo dai transfer da congelato e il mese successivo inizieremo dai prelievi a fresco, sempre che non succedano cose importanti e critiche per la nazione, speriamo di no, perché mi sembra che abbiamo in qualche modo Abbastanza. già dato, ma a parte questa considerazione, continuiamo questa esperienza dei webinar che sinceramente ci è sembrata interessante anche perché sono un modo di essere vicini alle pazienti in questo periodo, ma anche in futuro. Quindi ne abbiamo previsti diversi. Seguite la nostra pagina Facebook perché c'è sempre, ci sarà il calendario e gli avvisi. Come si diceva, il prossimo lunedì, no, scusate, martedì prossimo sarà sulla donazione, sulla fecondazione eterologa, seguito dopo 2 giorni dalle domande e dalle risposte, da un altro incontro in cui saranno presenti la biologa che in modo particolare si occupa di eteologa con l'infermiera che in modo come Valentina si occupa in modo specifico delle preimpianto. Abbiamo anche un'altra infermiera che in modo specifico si occupa della donazione di gameti. E poi ci sarà anche un webinar fatto da un'altra embriologa che vi consiglio anche quello di seguire perché è il viaggio che fa un'ovocita per diventare un embrione. E anche quello è interessante perché vi farà vedere cose che non che voi umani, come si diceva, Blade Runner, ma che no, non siamo abituati a vedere perché avvengono all'interno degli incubatori e sono invisibili. Scusate, una domanda al volo. Vada Valentina, una signora che chiede se è possibile una spiegazione veloce della tecnica di DOSTIM. Allora, il DOSTIM prevede una doppia stimolazione in un tempo ridotto, cioè quello che si effettua una prima stimolazione, quindi si stimolano le ovaie a produrre più ovociti e si effettua il prelievo ovocitario. Questo avviene in un lasso di tempo che va dai 12 ai 15 giorni, più o meno. Una volta effettuato il prelievo ovocitario, normalmente si porta la coltura a blastocisti, se bisogna fare la diagnosi preimpianto si fa la biopsia.
e non si va avanti, non si fa il transfer. Nel tuo STIM non si effettua, una volta effettuato il primo prelievo vocitario, non si effettua il transfer, perché o bisogna fare la diagnosi preimpianto per altri motivi, e dopo 5 giorni dal prelievo vocitario si ricomincia una nuova stimolazione ovarica, che spesso è uguale, raramente cambia, è uguale alla prima stimolazione. Quindi si effettua di nuovo la stimolazione delle ovaie a produrre gli ovociti e ci sarà un secondo prelievo ovocitario sempre a distanza di circa 12-15 giorni. Questo ci permette, nel caso della diagnosi preimpianto, oltre ad avere un numero maggiore di ovociti e quindi un numero maggiore di embrioni, di avere un tempo più ridotto, altrimenti bisognerebbe fare un ciclo di stimolazione, fermarci, aspettare 1 o 2 mesi e ricominciare con un altro ciclo di stimolazione. Se vi approfitto anche per darvi un'altra comunicazione, gli webinar sono tutti registrati e verranno, vi faremo sapere, perché sinceramente non me lo ricordo, però verranno messi online, di modo che poi ognuno di voi potrà rivederseli quando gli verrà una curiosità o quando avrà bisogno di qualche chiarimento. C'è un'ultima domanda: se il rene policistico ha meno, ha probabilità più bassa, cioè le pazienti affette dal rene, scusate, che hanno una malattia genetica per rene policistico, hanno una probabilità più bassa di avere un embrione sano rispetto a una fibrosi cistica. Questo è un problema di incidenza della malattia. Se la malattia è recessiva, vuol dire che per manifestarsi c'è bisogno che le due mutazioni si incontrino, e questo statisticamente avviene nel 25% dei casi. Se è dominante, invece, diciamo che l'embrione eredita, cioè anzi, o lo spermatozoo o l'ovocita che porta, nel momento in cui si divide in due, ci sarà una parte che non lo porta e l'altra che porta la mutazione. Se lo porta, si manifesta, e quindi questo vorrà dire che il 50% degli embrioni sarà affetto da quella malattia. Tradotto, se è il 25% ci bastano anche pochi embrioni. Se è il 50% va da sé che sarebbe bene averne qualche altro in più, proprio per tutelarsi dal rischio di fare una diagnosi preimpianto e poi di non avere embrioni da trasferire. Spero di aver risposto. Bene, allora a questo punto vi salutiamo, è passato quasi un'ora, scusateci le mascherine, ma insomma io sono poco tecnologica, quindi qualcosa mi succede sempre, però insomma spero che questo incontro abbia incontrato, diciamo così, il vostro gradimento, e speriamo di avervi numerosi anche a quelli successivi. Nel frattempo avete conosciuto Valentina, che è una delle colonne portanti del centro, soprattutto per le coppie che fanno diagnosi di preimpianto. Quindi grazie mille, vi salutiamo, state bene, buona serata e abbiate cura di voi, mi raccomando. Arrivederci.